Ciao a tutti horror Maniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Finalmente vi faccio vedere l'edizione in Blu-ray di Midsommar, il nuovo film di Ari Aster. Finalmente è arrivato in questa bellissima edizione in Blu-ray targata Eagle. Non ha un disco, non ha due dischi, ma ha tre dischi, gente. Non vi faccio solo vedere l'aspetto dell'edizione, ma vi faccio vedere anche cosa contiene, vi dico la mia sulla qualità audio-video. Vi faccio proprio una bella recensione. È uno di quei video un po' più lunghi del solito, perché mi va di parlarne in questo caso, non mi va di dare un breve commento, un breve parere. Poi, a dire la verità, la recensione l'ho già fatta sulla pagina Instagram, però sti cazzi adesso sentirete non odiatemi vi prego via all'unboxing che cos'è ha delle proprietà particolari no. ti prepara per il rito oh. e abbatte le tue difese fidati cos'è cos che sto passando? anch'io ho perso un incendio cos lo no style. no 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 sì. non è di questo che sto parlando no non non sto so parlando. So che See what a privilege Floyd that is? is. Because Pella did. Why did Because he trusts us. Why would they trust us? You are opportunistic anthropology students. Il Blu-ray ha una qualità video fantastica, il film è pieno di colori e l'alta definizione valorizza completamente questo aspetto, è proprio un gioiellino per gli occhi. Non c'è differenza qualitativamente parlando tra la versione cinematografica e quella integrale, entrambe si vedono benissimo e si sentono benissimo. La versione integrale è solo in inglese con i sottotitoli, però giusto per specificare, non c'è l'audio in italiano. Anche il DVD è incluso in questa edizione e presenta solamente la versione cinematografica. Il DVD è sicuramente inferiore in quanto a qualità audio video, ma non ha nessun tipo di disturbo nonostante l'esuberanza di colori presenti nel film e non ha particolari difetti, comunque. Qualche Contenuto speciale in più non mi sarebbe dispiaciuto, lo ammetto, ma è un'edizione più che consigliata. Il primo film di Ari Aster era di le radici del male, è il mio film horror preferito del 2018, vi consiglio di andare a vedere anche l'unboxing e la recensione di quel film. Quindi ero molto 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 curioso di vedere questo suo secondo film. L'ho visto ben due volte al cinema. Tra le due versioni, comunque io preferisco la versione integrale di 171 minuti, anche se mi è piaciuta da morire anche quella cinematografica da 147 minuti, non sarei andato a vederla due volte, se no, diciamo che già quella cinematografica è molto lenta, molto lenta e. Da 171 minuti lo è ancora di più perché 30 minuti aggiuntivi in un film che già di per sé è molto lento, si fanno sentire tutti. Ma la versione integrale aggiunge quei piccoli particolari che non mi erano tanto chiari nella versione cinematografica. Poi dà ancora più spessore alla protagonista, al suo fidanzato, alla loro relazione, che è, una, è un tema chiave della storia. Comunque, per chi dovesse aspettarsi più violenza nudità nella versione integrale, vi dico già che non la troverete, quindi ve lo dico proprio per, cioè già da adesso per evitare di deludervi: non ci sono più sangue, più violenza. Più violenza, più cose sconce, ma ci sono molte più scene cariche di dialoghi e qualche pezzetto che appunto rende più chiara la versione cinematografica. Ha delle riprese sensazionali, delle scenografie dettagliatissime. Un cast ottimo, un significato bellissimo e si vede comunque che è un tema estremamente sentito dal regista, da Ari Aster La scena del burrone l'avevo già vista prima di entrare in sala a guardarlo e quindi mi sono detto: ah, vabbè, so come andrà a finire questa scena, quindi sono tranquillo. No, avevo lo stesso il cuore in gola, me lo sentivo battere nel collo. Molte scene mi hanno fatto questo effetto da cuore in gola. E molte scene mi hanno anche totalmente preso a livello emotivo, perché Ari Aster riesce a descrivere benissimo le emozioni e c'era già riuscito ottimamente con Hereditary. Mi sono sentito così in pena per la protagonista in questo caso. In più, al contrario di Hereditary dove l'atmosfera era completamente cupa, opprimente, triste, senza speranza, qua vengono aggiunti anche molti momenti volutamente simpatici, talvolta anche sopra le righe. È un film lento, quindi bisogna guardarlo aspettandosi un film senza jumpscare, non bisogna aspettarsi un film horror tipico, bisogna capirlo, bisogna guardarlo più volte. Non è un'esperienza che tutti gradirebbero fare perché, per molti, potrà essere un film noioso ed è completamente comprensibile. Per me, non lo è stato assolutamente. Mi sono lasciato completamente trasportare dalla sua lentezza perché, comunque, racconta tanto. Passo alla parte spoiler, quindi saltate a questa durata che vi scrivo per evitare di rovinarvi un po' di segreti. E il finale. Dobbiamo solo ambientarci, Non voglio ambientarmi, voglio andare. A inizio film la protagonista perde madre, padre e sorella. Molti dicono che questa cosa nel film sia irrilevante e non, che, che non serva a nulla per lo sviluppo della trama. Quei molti che dicono questa cosa non hanno capito un cazzo del film, ma non per fare il saccente so tutto io, wow, wow. ma eh, non puoi vedere tre ore di film in cui questa cosa riecheggia sempre per poi dire eh ma la loro morte a inizio film è stata completamente inutile. No, sparisci. Il lutto della protagonista è importantissimo a livello di trama, tralasciando l'inizio dove piange col fidanzato, ok. Nel resto film lei non ha un attimo per sfogarsi con lui, la vediamo sempre piangere da sola allontanarsi dal gruppo per andare, che ne so, nel bagno dell'aereo o in un campo, per piangere sempre da sola, non ha nessuno con cui sfogarsi e il fidanzato, vabbè il fidanzato è uno stronzo atomico, questo meschino bastardissimo che se ne frega di lei Ma questa cosa è anche più accentuata nella versione integrale e me l'ha fatto odiare anche di più il finale nella versione integrale è più liberatorio perché in quella versione lui è anche più stronzo e crudele e quindi vederlo morire è proprio una gioia totale, tornando alla protagonista non ha nessuno con cui sfogarsi fino a quando quando non trova la comunità di Harga. Lì tutti vivono assieme una determinata emozione, una persona si fa male e piange dal dolore? Tutti per far stare meglio quella persona iniziano a piangere per mostrare il loro totale supporto morale. È una cosa che per quanto sia resa in maniera malata e anche decisamente sopra le righe, ho amato tantissimo perché è molto significativa. La protagonista vede il fidanzato che la tradisce e molti hanno reputato la sua reazione esagerata. Ma lei non sta piangendo per il tradimento in sé, sta piangendo per tutte le emozioni che ha represso e che sono partite dal lutto e che sono culminate col tradimento. Tutte le volte in cui l'abbiamo vista piangere da sola erano pianti comunque normali, erano singhiozzi, ma quello di questa volta è un pianto da goccia che ha fatto... A traboccare il vaso, è un pianto da non ce la faccio più a tenermi tutto dentro. Per tutto il film non fa altro che giustificare il fidanzato, chiedergli sempre scusa quando dalla parte del torto c'è sempre lui. E ora lei non ce la fa più e piange disperata. E quello che mi ha affascinato in questa scena è che durante questo nuovo pianto, appunto, le donne della comunità piangono assieme a lei, dandole l'opportunità di sfogarsi di cui aveva tanto bisogno. No? La scena è assurda perché è proprio sopra le righe e mi ha fatto vivere emozioni contrastanti tra. Pena, tristezza, che cazzo sta succedendo? Che cazzo sto guardando? Oh mio Dio che bello, oh mio Dio, ma che stanno a fare. Ed è una delle scene più riuscite, secondo me. Non a caso, alla fine, la vittima sacrificale che lei sceglierà una volta diventata la regina di maggio della comunità, è proprio il fidanzato, e tu non puoi fare altro che dire Oh, grazie a Dio, ti prego schiatta! E lei alla fine fa quel sorriso, proprio liberatorio, conscia di essersi liberata da una relazione tossica di un uomo terribile che la trattava male, che la sfruttava. Ora con lei ha una famiglia che potrà supportarle con la quale potrà sfogarsi. È una famiglia normale, manco. Cazzo. Ed è tutto parte delle emozioni contrastanti che ti fa vivere il film, però comunque. Fa parte di una famiglia adesso che può sopportarla. Un po' come nella scena di sesso, no? Io stavo morendo dal ridere e al contempo mi stavo dicendo, ma che cazzo succede? Però alla fine è tutto parte dello spirito del film. Come per Ereditari, molte cose sono preannunciate da prima e ci sono molti indizi nascosti nel film. All'inizio c'è un quadro con un orso, nei dipinti delle capanne ci sono tutte le immagini dei rituali che verranno attuati nel film, c'è un disegno di un orso che va a fuoco, ci viene dato anche uno sguardo del rituale d'amore, quella cosa dei, dei peli pubblici da mettere nel... nel del sangue mestruale da bere Bleh. moltissime cose comunque nel film sono nascoste e toccherà riguardarlo più volte per scoprirle cosa divertentissima secondo me perché è bello trovare sempre più sfumature e pezzi del puzzle la versione integrale poi mostra un rituale che viene fatto nelle rive di un lago rende molto più chiara la morte del personaggio di Connie che io nella versione cinematografica non avevo proprio capito per non parlare della faccia della sorella della protagonista nascosta negli alberi in una scena nascostissima ma appena l'ho notata in sala ho fatto un salto in conclusione Ariaster non si supera perché ho preferito il suo primo film Hereditary, di cui ho fatto anche un unboxing con tanto di recensione, ve lo ho già detto, vabbè oh andatelo a vedere se no vi uccido. Ma come regista si riconferma estremamente visionario, capace di rendere le emozioni realisticamente, un regista che ha il gusto di nascondere piccoli dettagli da scovare solo con più visioni, che si prende i suoi tempi, che se ne sbatte della durata dei suoi film, della lentezza dei suoi film. Midsommar è intelligente, significativo, stratificato, disturbante, colorato, carico di sfumature e carico di emozioni. Grazie mille per aver guardato questo unboxing e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram dove metto le recensioni, post miei personali, montaggi, novità sui film horror in uscita, sia al cinema che nei negozi. Grazie mille ancora e ciao ciao horror maniaci!